Buongiorno. Stamattina ci siamo svegliati qui. Stanotte abbiamo usato la coperta perché veramente era freschino. Però è passato il vento, a confronto a ieri. Il vento si è abbassato e abbiamo dormito molto bene. E ora stamattina direzione Pan di Zucchero. Buongiorno. Guarda che boccone, mamma mia. Si va? Siamo pronti? Dai. Andiamo. Vedi dietro, guarda, vedi dietro che già... Allora, non so se è meglio che la racconto io o se ve la faccio raccontare dalla Mary. Morale della storia, il navigatore gli abbiamo messo per andare a vedere il Pan di Zucchero e lui... L'ho impostato io, siamo andati a un B&B in centro a Iglesias. Ma se si, gli danno tutti lo stesso nome. Io ho messo Pan di Zucchero. Ecco. Per andare a vedere il pan di zucchero. Quando ho visto che entravamo in paese ho detto, ma perlomeno ci portasse davanti alla pasticceria, almeno. No, era un B&B. Era comunque un B&B. Ora vi portiamo al Pan di Zucchero. ci sta, anche i navigatori sbagliano. Non dovrebbero permettere di mettere il doppio nome e di tante cose. A dopo. Sì, stamattina trekking. Sì, ma oh, ma mica perché siamo sicuri? Sì, che siamo sicuri. C'è il sentiero. Andiamo. Stai più piano, ci sono gli spuntoni. Adesso bisogna arrivarla di sotto. Ho visto che c'è gente là, quindi ci sei da qualche qui, parte o di qui. Ma che di qui? Forse sì. Ah, proviamo. Amore, sei pronta a fare gli step? Di che questo? Ci porta direttamente là. Andiamo. 587.000 scalini. Se a te con l'orologio impazzisci a fare gli scalini, Sì, ma io sempre difficile col cane, Dammela a me, viene. Guarda, mi fa prima o poi ci vado a ruzzoloni dentro a quella struttura là. Andiamo. Te di piano, Andiamo a vedere. Ascendere un conto. Sì. Ascendere un conto, a salire. A salire da matti.
insegnante a metà. Più o meno. E eccoci qua. Pan di zucchero. La meraviglia. E comunque un gran bel spettacolo, eh? Guarda che lavori. È bellissimo. Bello, bello, bello. E su questo versante di qua ci sono le vecchie miniere. Ecco qua, anche qui tutto un sacco di percorsi che ti portano all'interno delle miniere, però fidatevi, sono un po' come quello che si è fatto prima con tutta la scalinata che ti porta a picco sul mare. Bellissimo posto anche questa zona. Bisogna andare un po' così. Navigazione a braccio o a vista, come si fa col o a bando. Senso, perché il telefono non prende, ma tanto ci si perdeva anche con il navigatore, sicché tanto vale andare senza. Tanto vale perdersi bene una volta per tutte, no? No, ma non ci si perde, no, ragazzi, ma qua è vedrai giusto. Che a occhio, se c'è una montagna bisogna andarci dietro, va per forza passata, quindi che la strada sia sterrata, che la strada sia asfaltata, sempre la montagna dobbiamo passare. È un po' come con l'asciutto, col bagnato, devi sempre spalancato, il succo del discorso è quello lì, se una cosa l'ha fatta, l'ha fatta. Con l'asciutto, col bagnato, tieni sempre spalancato. Comunque, come si va? Si prova per questa strada. Oh, guarda, guarda, cappare il mare. Allora, allora. È cielo. È cielo, però è bene o male. Comunque siamo stati al pan di zucchero, bello, ora bello. Cerchiamo un'altra cosa da farvi vedere. Mi si sono anche stampate le orecchie. A dopo. A dopo. Ecco, così vedi, la strada è ottima, addirittura ci sorpassano anche a grande velocità. Guarda belli quelli sterrati lì. Ma me lo immaginavo, che tu volevi prendere lo sterrato così, ma non si può prendere, o dove si va con quello sterrato lì? Via. Anche perché quello che ci ha detto Marco è sulla destra, questo è sulla sinistra, quindi. Guardate, ora chiudo, perché sicuramente c'è da discutere, perché lui vuole prendere quella strada sterrata che si vede lassù, quella lì, e insomma a me mi sembra proprio di no, Via. Via. A dopo. Perché noi? Riesci sempre a infilare in dei posti che non si capisce. No, ve lo dico subito, si sta cercando la spiaggia di sci. Volete vedere dove siamo? Dai a vedere. A destra. Sì. Siamo qua. Siamo qui così. E si arriverà. Siamo passati da lì noi adesso. Oh, da qualche parte ci porterà, Ma sì. La situazione si complica. Ma in fondo laggiù c'è il mare. Quindi tanto sbagliata la strada non era, dai. No, è giusta, è giusta. Non è di quelle più battute, ma è giusta. Non è proprio la strada principale, però ci si arriva. Thank you.
porto io al mare. Andiamo. No, volevo farmi vedere tutta questa grande strada che in realtà poi si collega a una strada comunale asfaltata. Però non sarebbe stata la stessa cosa, no, dai. Vero, vero. Qui le alternative sono due: o si fa il salto nel vuoto o c'è la strada. No, guarda là. Guarda che lavori. Arrivati siamo arrivati, Ora vi portiamo a vedere com'è questa spiaggia. Ma valutiamo se rimanerci o spostarci. Spostarci. Oggi comunque è tutto un sali e scendi, tra scale e passerelle. Guarda che mare che c'è. Comunque ragazzi, queste sono le classiche spiagge che merita vedere. Però sa che continuiamo ad andare avanti ancora un pezzetto. E anche perché Teddy in acqua ce lo porta via. Guarda che lavoro. Anche perché avremo fatto Sienobo una trentina di chilometri da stamattina, via tanto. Via via, si riparte. Anche perché qua ci andrebbe una tavola da surf, non da sup come l'abbiamo noi. No. Teddy, no, guardate Teddy. Teddy, è inutile, non si può andare in acqua, eh? Non si può andare. Via, andiamo, si risale. Andiamo. Qui ci sono le vecchie miniere, gente. Guarda che lavori. Questa è una zona mineraria. Si sta passando dentro la zona mineraria. Ve la faccio vedere. Siamo riusciti ad arrivare a una meta. Sì. Abbiamo fatto 30 km, 40 massimo oggi, però ha meritato tutto. Abbiamo visto dei posti fantastici. Sì, erano tutte stradine, tutte di montagna con delle curve così che per farne, per dire, per fare, ne so, 15 km per la mezz'ora. Sì, l'ultimo cosa segnava 28 km, 1 ora e 10. Quindi immaginatevi un po' voi. E così abbiamo trovato poi un bel campeggio dove ci siamo fermati stanotte perché avevamo bisogno di farci una bella doccia. Allora, ora detto così sembra che non ci si lavi. No, eh? Una bella doccia nel senso fatta bene con shampoo. Una doccia calda con tutti gli shampoo, i sali da bagno, con tutte le creme corpo. Il balsamo per la mia barba. No, diciamo che noi ci laviamo, però abbiamo il doccino, no? Quindi alla fine ci laviamo con acqua fredda e va bene. Ora si necessitava però di una bella doccia. Sì, cioè la barba è dura, è stoppa. Sì, ma come dice il nostro amico chef, va tagliata. Quando torniamo va tagliata. Va leggerissimamente spuntata di mezzo millimetro, neanche tanto, anche perché. Comunque abbiamo trovato questo campeggio che è l'unico qua in zona. E ora poi vi diamo i contatti di questo campeggio perché secondo me merita tantissimo. Proprio il campeggio fra questi alberi, delle piazzoline scavate
in mezzo, cioè in mezzo, qua, questo qua è il muro che abbiamo dietro. Adesso poi vi faccio vedere bene dove siamo messi. Comunque abbiamo deciso di fermarci qua anche perché il bambino è stanco. È morto. È stanco. Guarda, e... vai, ciao, ciao a tutti. E niente, a dopo. A dopo. Lasciamo qualche immagine del campeggio e poi ci sentiamo per il saluto stasera. Ciao. Proprio in mezzo alla natura, più in mezzo alla natura di così non si può. Ci siamo? Teddy, sei contento? Vai, sei pronto? Via, ora vai pure a fare un po' di nanna, vai. Via, signori. Stasera la buonanotte. Andiamo così. La Mary è stanca, litiga con le luci. Non c'è versi. Non c'è versi, se sono stanca, troppi scalini. Oh, troppo trepido. Buonanotte.